Stop TTP. È la nuova sfida che i cittadini europei devono affrontare per bloccare questo scellerato trattato che cambierà in peggio il futuro di tutti noi. Basta TTIP. Stop TTP. Stop al TTIP. Fermiamo il TTIP. Fermiamo il TTIP. Non lo volemo il TTIP. Oggi, 18 aprile, c'è stato il Global Day of Action contro il TTIP, un evento globale per dire no all'accordo transatlantico. 734 eventi in tutto il mondo, 46 nazioni, 5 continenti, 623 eventi in Europa, 90 nelle Americhe, 17 in Asia, 4 in Africa. In Europa, 170 piazze in Germania, 97 in Francia, 53 in Spagna, 39 in Italia, 29 nel Regno Unito e poi ancora in Belgio, in Irlanda, in Portogallo, in Grecia, in Polonia e in moltissimi altri paesi europei. I cittadini europei dicono no al TTIP. Stop al TTIP. TTIP gom. Stop al TTIP. Non vogliamo il TTIP. TTIP, fermiamolo! La volontà di questo trattato è quella di distruggere le barriere. Stop TTIP. Stop TTIP. Stop TTIP. Stop TTIP. Non tariffari, ovvero perché già adesso i dazi sono poca cosa, in realtà i dazi sul commercio. Quello che vuole essere smantellato è il set di norme e di leggi che tutelano il lavoro, il consumatore, la salute, l'ambiente, che sono quelle che danno fastidio al mercato internazionale, alle multinazionali, che hanno difficoltà perché hanno paesi con norme ambientali molto stringenti e altri con norme più permissive. Uno degli aspetti veramente più critici e insidiosi per i diritti del cittadino del TTIP è l'ISDS. È una clausola, vuol dire in inglese Investor State Dispute Settlement, una clausola quindi che serve a regolare i conflitti tra le eventuali cause tra un investitore privato e uno Stato sovrano. Questa clausola è particolarmente pericolosa per i nostri diritti in quanto di fatto può tranquillamente scavalcare le decisioni e le leggi adottate regolarmente da uno Stato nel suo ordinamento giuridico, ma anche le sentenze dei tribunali. Stop TTIP. Fermiamo il TTIP. Blocchiamo preventivamente il TTIP. Basta TTIP. Con l'approvazione negli Stati Uniti, a seconda degli studi, sono persi tra i 700.000 e 1 milione di posti di lavoro, nel Canada 350.000 posti di lavoro. Allora direte, forse ne ha beneficiato il Messico? No, perché l'agroindustria americana ha asfaltato la piccola agricoltura messicana, molto più simile a quella europea, e quindi 1,1 milione di campesinos messicani hanno perso il lavoro. E il livello di povertà in 2 anni è passato dal 35 al 50% della popolazione. Questo è quello che i trattati di libero scambio portano nelle aree dove vengono approvati e permessi. Quindi è per il nostro futuro e per permettere una ripresa di un'economia basata su un modello diverso da quello che ci è stato imposto negli ultimi 20 anni. Grazie. Allora noi oggi siamo qui e siamo in 700 piazze, siamo in moltissimi posti per dire che tutto questo deve finire. Deve finire la segretezza. Io ricordo sempre che il dizionario ci dice che il contrario di pubblico non è privato ma è segreto, quindi ogni volta che si allarga l'area della segretezza si restringe l'area della democrazia. Stop al TTIP. Stop TTIP, non lo vogliamo né in Italia né in Europa, non va bene. Fermiamo il TTIP. Sono contro il TTIP, sono qui per questo motivo. Questo TTIP non sa da fare. In caso di approvazione del TTIP noi vediamo un rischio ad esempio per i diritti del lavoro. Noi stiamo negoziando con un paese, gli Stati Uniti d'America, che non hanno sottoscritto nessuna delle convenzioni fondamentali dell'ILO, quelle che appunto garantiscono i diritti del lavoro. Allora avremo sicuramente un pericolo dal punto di vista dei diritti, ma anche dal punto di vista dei posti occupazionali. Come dimostra ad esempio lo studio di Capaldo, il TTIP non porterebbe a un aumento di posti di lavoro, bensì a una perdita di posti di lavoro in Europa. E noi, insieme ai colleghi dell'altro Europa con Tsipras, per quanto riguarda l'Italia e a tutta un'altra, diciamo, multiforme ed eterogeneo schieramento, stiamo facendo una seria opposizione al TTIP, un'opposizione che molti non si aspettavano e che ci dà comunque la speranza. TTIP, go home! Fermiamo i TTIP!
Stop TTIP. Stop TTIP. Quindi anche qui da questa piazza diciamo al governo Renzi no al trattato TTIP, ma no ai processi, al rilancio dei processi di privatizzazione. Sarebbe devastante perché? Perché innanzitutto è un trattato sovranazionale, dunque un trattato rispetto al quale i vari stati europei non avrebbero modo di opporsi in nessun modo possibile. Inoltre questo trattato è devastante perché di fatto tende ad annullare tutte le norme che attualmente in Europa tutelano la salute, l'agroalimentare, l'alimentazione, l'allevamento degli animali e quant'altro, oltre che ovviamente a quelli che sono i grandi servizi pubblici. Io non voglio il TTIP. Stop TTIP. Io non voglio il TTIP. No TTIP. TTIP go home. Stop TTIP. Quasi sempre, nella grande maggioranza dei casi, vincono le multinazionali con questo meccanismo e soprattutto non c'è alcuna trasparenza né garanzia di imparzialità e terzietà dell'organo giudicante. Noi crediamo che i nostri sistemi giuridici abbiano molto da insegnare e non debbano essere in alcun caso scavalcati da una corte privata. Crediamo anche che questa è una battaglia per lo Stato di diritto e dello Stato di diritto. Non possiamo permettere in alcun modo che l'ISDS e il TTIP vadano in porto, e vi do anche una piccola buona notizia: in Commissione Affari Costituzionali due giorni fa c'erano due italiani presenti in particolare che hanno spinto molto questo emendamento, io per il Movimento 5 Stelle, Barbara Spinelli per l'Alto Europa con Tsipras, siamo riusciti a inserire nell'opinione della Commissione Affari Costituzionali il completo rifiuto da parte della Commissione Affari Costituzionali del meccanismo ISDS, e questo non è solo merito nostro ma è merito di tutti voi che siete qui a mettere pressione, perché grazie a questa pressione i socialisti sono rivenuti sulle loro posizioni originarie e hanno votato con noi. È sintomo che quando il popolo, quando i cittadini sono consci dei loro diritti e sanno che non devono essere calpestati, le vittorie possono essere centrate. Tanti pesci piccoli possono mangiare il pesce grande. Grazie di vero cuore, continuiamo la battaglia. Fermiamo il TTIP. Fermiamo il TTIP. Stop al TTIP. Stop TTIP. Basta TTIP. Si tratta di un trattato che andrà a incidere pesantemente sulla vita dei cittadini. Noi oggi siamo qui per dire che il silenzio su questo trattato si è rotto, che adesso i cittadini cominciano a sapere e che quindi governo e poteri forti dovranno rendere conto di quello che stanno preparando. Mi viene in mente ad esempio il fracking, questa nuova tecnologia per estrarre il gas dal sottosuolo. Se noi ad oggi in Europa, in Italia, siamo riusciti ad impedirla perché è fortemente dannosa, negli Stati Uniti la utilizzano e nulla impedirà in futuro di farla arrivare anche qui. Infatti la proposta nel trattato è quella di importare questo gas in forma liquida dagli Stati Uniti, ma anche quello di permettere alle industrie americane di venire in Europa ad applicare, ad utilizzare questa tecnica anche sul nostro terreno, la cui pericolosità possiamo ben capire tutti. TTIP, fermiamolo! Non vogliamo il TTIP! Stop TTIP! Stop al TTIP! TTIP gom! Anche perché, dobbiamo ricordarlo, il governo italiano, ma già i governi che si sono succeduti dal 2011 a oggi, hanno provato in tutti i modi a contraddire la volontà popolare. Diversi sono i provvedimenti, in particolare che questo governo, il governo Renzi, ha messo in campo per rilanciare la privatizzazione dell'acqua e dei beni comuni. Si vuole aggirare di fatto l'esito referendario, e questo è un fatto grave, perché come il trattato, il TTIP, mette a rischio la democrazia perché passerebbe appunto sopra le nostre teste, anche i provvedimenti, in particolare lo sblocca Italia e la legge di stabilità, intendono appunto passare sopra la volontà popolare delle cittadine e cittadini, e questo è un fatto, un vulnus che noi vogliamo assolutamente scongiurare. Quindi anche qui da questa piazza diciamo al governo Renzi no al trattato TTIP, ma no ai processi, al rilancio dei processi di privatizzazione. Stop TTIP. Stop TTIP. Stop TTIP. No TTIP, TTIP go home. Io non voglio il TTIP. Sarebbe interessante chiedere sempre a Renzi o al vice ministro Calenda
Che cosa vuol dire questa frase che c'è scritta sul sito della Direzione Generale del Commercio dell'Unione Europea, nella sezione domande e risposte, che sono quelle cose per facilitare, diciamo, la comprensione dei cittadini, no? Le FAQ, a domanda rispondo. Bene, lì c'è una domanda che dice: è vero che il TTIP limita l'autonomia dei parlamenti? E la risposta testuale è questa: il fatto che noi prevediamo delle protezioni per gli investitori non impedisce ai parlamenti di approvare delle leggi, né obbliga all'abrogazione di leggi esistenti. Quello che eventualmente può succedere è che i governi siano chiamati a risarcimenti di danni per le normative che approvano. Questo sta sic et simpliciter scritto sul sito della Direzione Generale del Commercio dell'Unione Europea, che ci dà l'idea di come oramai il modello liberista stia considerando la stessa democrazia un ostacolo e non una ricchezza. Lo vediamo anche con quello che sta succedendo con la Grecia, no? Un'elezione democratica che ha portato un governo che dice che vuole uscire dalle politiche di austerity, invece di essere considerato una ricchezza dall'Unione Europea, viene considerato una minaccia all'Unione Europea stessa. Blocchiamo preventivamente il TTIP. Basta TTIP. Stop TTIP. Fermiamo il TTIP. Ambiente e biodiversità. Il trattato porterebbe una quantità immane dei flussi di commercio, quindi l'aumento del CO2. Inquinamento. Senti in questa piazza e di noi europarlamentari, cittadini al Parlamento Europeo, il messaggio è chiaro: no TTIP, non passeranno. Allora io davvero vi ringrazio dal profondo del cuore per essere qui oggi, perché noi in Parlamento ce la stiamo mettendo tutta, noi dell'Alta Europa, loro dei 5 Stelle ce la stiamo mettendo tutta, ma se questa non è una battaglia in primo luogo di cittadinanza attiva in Italia e in tutta Europa, non ce la faremo, per cui grazie a tutte e tutti voi per essere qui in piazza oggi. Stop TTIP. Stop TTIP. Fermiamo i TTIP. TTIP, go home. Non lo volemo il TTIP. Immaginate la brutalità, che c'è qualcuno che in questo momento sta pensando di scrivere le leggi su come noi dovremo mangiare, dovremo bere, cioè gli elementi proprio primari dell'esistenza, noi e i nostri figli. Bene, questo qualcuno che mira a costruire segretamente questo trattato va bloccato. Va bloccato trasversalmente. Questo non è una battaglia di partiti, di movimenti. Io credo che la persona che è vicina a Forza Italia, la persona che è vicina al PD, la persona che è vicina al Movimento 5 Stelle, la persona che non gliene frega un tubo della politica, il disoccupato, il medico, il pensionato, l'ingegnere, siamo accomunati da una cosa: la bocca e lo stomaco. La bocca e lo stomaco non hanno idee politiche, ideologie, hanno la volontà di resistere e di godere della vita, e per godere della vita non dobbiamo mettere in bocca cose che sono frutto di laboratorio, dobbiamo mettere in bocca cose che sono frutto di antiche sapienze millenarie, di cui l'Italia, l'Europa in genere, ma di cui l'Italia è una delle più grandi culle del mondo. È per il nostro futuro e per permettere una ripresa di un'economia basata su un modello diverso da quello che ci è stato imposto negli ultimi 20 anni. Grazie. TTIP, go home.